Salve a tutti ragazzi, scusate il ritardo, ma come sapete d'estate la voglia latita, io sono con l'aria condizionata accesa, ho un caldo fottuto, quindi scusatemi. Prima di cominciare, come al solito, vi consiglio di passare in descrizione dove potrete trovare il mio profilo Instagram. Andate, accoppiatevici sopra ora. Oggi ragazzi, come si può intuire dal titolo, sono qui per parlarvi di quella che reputo la miglior canzone mai fatta da un gruppo indie, senza rivali. Quindi senza tanti indugi direi anche di cominciare. Siamo nel 2007, mentre Paolo Meneguzzi tirava gli ultimi sospiri musicali e le classifiche erano dominate da Max Pezzali, Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti, un gruppo nostrano pubblica un album incredibile che fungerà da apristrada per quello che da tutti è considerato il loro capolavoro. Non da me, ovviamente. Senza star qui a far tanti misteriosi, ovviamente sto parlando dei Verdain. Una realtà che fin da subito si è fatta riconoscere per svariati motivi, dall'attitudine davvero indie alla musica tanto graffiante ma comunque radiofonica che li ha resi grandissimi. L'album da cui è tratta la canzone è il bellissimo Requiem, che a mio avviso è il capolavoro della band, anche se altri considerano il capolavoro della band, wow, uscito 4 anni dopo. Ma avremo modo di parlare di quest'album in modo più accurato con un ospite da qualche settimana, tranquilli che si fa tutto. La canzone di cui vi voglio parlare è quella che conclude in 12 bellissimi minuti l'ascolto dell'album, sotto prescrizione del dottor Huxley. La canzone dall'inizio alla fine ripercorre quello che i Verdena sono stati dall'inizio fino a quel punto, con anche un pizzico di quel che i Verdena saranno successivamente. Vengono attraversati una miriade di stili di rock, una miriade di atmosfere, una miriade di emozioni. E io reputo questa canzone semplicemente un cammino nella storia dei Verdena. Si passa da parti arpeggiate molto melodiche a parti davvero graffianti, incalzanti e con un compatto ritmico che dà al tutto un'aura semplicemente unica. La canzone fino al minuto 6 e 25 è in continua crescita, finché appunto non viene raggiunto quello che è il climax, dove la canzone andrà a concludersi come sempre con frasi con pochissimo senso ma con un impatto semplicemente incredibile. Con una strumentale che abbraccia l'ascoltatore e lo trasporta in una dimensione che solo i Verdena sanno creare. Da poco più di 7 minuti si ha quindi una distensione della canzone, vengono introdotte parti ambient, parti addirittura con xilofono, parti di sintetizzatore, che si fondono al meglio con quei pochi giri di chitarra rimasti pesantemente pieni di riverbero, per chiudersi definitivamente con un coro cristiano al contrario. Ed è bellissimo vedere come in certi siti si può trovare effettivamente una discussione su questo canto cristiano riprodotto al contrario, dove si può leggere tranquillamente cose del tipo: ma i Verdena hanno voluto profanare un canto cristiano sacro! Loro... ma vaffanculo! Questi 12 minuti sono semplicemente un viaggio che mi porterò per sempre nel cuore e sono 12 minuti che non salterò mai durante un ascolto dell'album. Questa, come si può intuire, per me è la miglior canzone mai fatta dei Verdena e la miglior canzone mai fatta da un gruppo veramente indie. In pochi sono riusciti a concedermi certe emozioni, è un continuo volteggiare di suoni e atmosfere che trasportano l'ascoltatore in un mondo unico. E con questo ragazzi il video si chiude, scusatemi se è stato un attimino più veloce del solito, spero comunque di avervi fatto venire un attimo di voglia di ascoltare questa canzone, perché merita davvero, anche se non siete avvezzi ad ascoltare questo tipo di musica, anche se il termine indie vi spaventa. Ma i Verdena, potete stare tranquilli, ci hanno abituato a delle cose davvero di qualità e a delle cose che assolutamente non sono quello che adesso viene spacciato per indie. Ma ne parleremo, come ho già detto, in modo più accurato in un video tra qualche settimana con un ospite. Detto questo ragazzi, io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Allora, vedete ragazzi, io sto registrando lì, il condizionatore è esattamente lì. Ma io ho caldo, avrei registrato il video in nudo, ok, nudo, però dopo YouTube non me l'avrebbe fatto caricare, capito? Quindi adesso penso che andrò a farmi una doccia, ho caldissimo. Ciao ragazzi!